Expo Vending Sud 2017 è anche il momento giusto per incontrare dei vecchissimi amici nei corridoi di questo evento fieristico. Sono in compagnia di Francesco Pirrone, un nome storico per il vending siciliano, che intanto invito a salutare gli amici di VendingTV.it. Salute a tutti e tante cose. Francesco, tu sei da 30 anni nel vending, 30 anni oggi. Oggi faccio l'anniversario, 30 anni di attività. Sono stati 30 anni faticosi? Faticosi, ma anche pieni di soddisfazione. Abbiamo iniziato con la Illy Caffè, agli inizi, poi siamo passati alla Kimbo e poi abbiamo fatto pure la Mauro. Insomma, tutte le migliori, adesso facciamo un po' tutte le marche. Ecco, oggi come si chiama attualmente la tua azienda? Caffè Longone. Si trova? Si trova a Palermo in via Uditore 10A. Tu sei qui intanto per guardare questa fiera, cosa te ne pare? Già abbiamo discusso negli ultimi 2-3 minuti, tu mi hai dato delle favorevoli impressioni rispetto all'evento di quest'anno, diciamolo anche a loro. Sì, quest'anno è molto luminosa, è meglio dell'anno scorso, gli espositori sono gente professionale, diciamo belle, più giovani, diciamo, e mi sono trovato bene con questo. Vuol dire che l'attività avrà un bel futuro più in là, diciamo, perché ci sono persone entusiaste, persone che hanno passione su questo campo. Speriamo bene, diciamo. Allora, grazie, nel frattempo grazie, auguri a te per questo trentesimo anniversario qui a Expo Vending Sud 2017, che festeggi con tua moglie. Mia moglie e mio figlio. Ecco, che ho visto stanno attendendo di là, dietro la telecamera. Saluta per questo trentesimo anniversario gli amici di VendingTV.it. Io saluto a tutti gli amici, un saluto particolare a Blanchino e a Ciro Foschini. Ecco, le dediche non mancano mai quando incontriamo i vecchi amici. E allora, mentre lui festeggia questo trentesimo anniversario, io proseguo in altro stand per mostrare a tutti voi altre novità presentate qui a Vending Expo Vending Sud 2017. Ciao a tutti.